Abbiamo deciso di portare un altro contenuto assieme. Un nuovo contenuto di intrattenimento gratuito. Se questo video dovesse raggiungere i 100.000 like, ipoteticamente, io e Awed faremo un sex tape. Inizieremo a divulgarlo in vari gruppi WhatsApp, in modo da farlo arrivare anche ai vostri cellulari. Ai vostri genitori. Ai vostri genitori. Ciao a tutti, come state? Tutto bene? Spero bene. Ragazzi, che dire, noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao. Siamo tornati con un nuovissimo video. Un video in cui reagiremo siccome noi siamo i capi, i king della reaction nominati dal Ministero della Salute, oggi andremo a reagire ad un nuovo episodio, e tu non hai mai reagito a questi episodi? Never. Di alta infedeltà. Come funziona alta infedeltà? Ci sono degli attori che mettono in scena una pantomima, chiaramente falsa e costruita da un attore, scritti a quattro mani ad hoc per creare un contenuto di intrattenimento. Nulla è vero di ciò che stiamo per vedere. È il racconto. È il racconto cronologico di un tradimento avvenuto in una coppia, come è accaduto a noi in passato, dove tu ti sei sp***ato chiunque. E ci metto la faccia. Allora, raggiungiamo quanti più commenti possibili. Commentate con la prima parola che vi viene in mente, tipo indaco oppure sindaco. Tra l'altro, questa è una puntata speciale, perché con Awed faccio solo le puntate speciali. Ad esempio, l'altra volta era la puntata di Andrea con Stella Manente. Cazzo, mi guardo così. Ma quest'oggi è una puntata di alta infedeltà con tua madre, nonché Valeria Marini. Baci stellari! Baci stellari! A Bucchini Sorete, Valeria! Ritiro tutto quello che ho detto. Complimenti, iniziamo. C'è un solo modo per essere fedeli. Non bisogna tradire. Ma mille sono i modi di tradire. C'è solo un modo per non tradire, ma mille sono i modi. Non ho capito un c***o. Ripartiamo. Sono storie di alta infedeltà. Alta infedeltà. Alta infedeltà. High infidelity. High infidelity. Per gli amici di Caserta. Come Caserta. Oh, Caserta! Non è Caserta, è Roma, la nostra città. E ho ancora un cucone! È Napoli. È una mattina di fine autunno quando Valeria incontra Edoardo, un rinomato avvocato da poco trasferitosi a Roma da Milano. Ma questa è Valeria Marini o chi fa la controfigura non di Valeria? Non mi sembra Valeria Marini. Forse è uno stuntman. Hanno addirittura assunto uno stuntman. Io dovevo andare a Milano, dovevo andare a prendere il treno, ero in ritardo di corsa. Brava, scendo giù da casa, corro a prendere, vedo il taxi. Valeria, se mi stai guardando questo video, scrivi in direct. Ero al telefono e nel frattempo stavo cercando un taxi. Ma chi cazzo è quello? Un marinaio? Ma tra l'altro l'attore è uguale alla al vice sindaco di Torino. In quel momento vidi un taxi arrivare. Tra l'altro dalla regia ci hanno suggerito che lui è Daniele Marcheggiani. Chi ha suggerito? Chi c'è lì dietro? Celebre autore svizzero. Ha fatto The Secret, la versione inglese del segreto. The Sims. Ha fatto bellissimo, la versione italiana di Beautiful. E quindi, sempre sopra pensiero, al telefono, entrai. Passava de moto utilizzato. È successo anni fa, o è napoletano. Proprio in quell'istante apre la porta una donna che dice: scusami, gli ho detto, ma questo è il mio taxi perché l'ho prenotato, chiedo al tassista. Io dissi: possiamo magari condividerlo, perché anch'io sono di fretta. Non ho mai visto una storia, cioè in genere le storie che iniziano così poi finiscono a letto, e io te lo sappiamo bene. E mi dice: ah beh, se vuoi io ti accompagno lì alla stazione e poi dopo proseguo. Io personalmente non condividerei il taxi con un c***o. Nessuno. Che botta. Simileno si affama, cioè, come male. A un certo punto si gira, mi guarda, mi fa: ma tu sei Simone Aventura? Era molto ironica, molto, molto brillante. Ma lui poi tra l'altro è vestito come quello che vende i folletti a Porta a Porta. Quello che mi ha colpito sicuramente è la sua semplicità. Sì, Valeria Marina è una ragazza, una persona molto semplice. Acqua e sapone. Più sapone che acqua. Io sembro tanto sicura e così, però in realtà ho delle forme di timidezza che nascondo. Non mi sembra tanto nascosta, sinceramente, Awe. Le zine ce l'ha di fuori. Puoi utilizzare un altro termine meno cafone? Le sene. Dico che ti viene istintivo, è una bellissima donna. Io sono comunque uno abituato a corteggiare. Ma chi? Ma metti giù le mani, ma chi? Marpione!
Marzione! Siamo arrivati in stazione e le dietro il mio bigliettino da visita e le dissi: se sento un altro passato de moto, se sento un altro bigliettino da visita, chi è che lascia il bigliettino da visita? Hai il bigliettino da visita da lasciarmi? Sì. Eccolo, porco Giuda, vieni a prendere a casa, c'è scritto l'indirizzo qua. Se un domani volesse, insomma, avrei piacere di invitarla a cena, perché comunque per ricontracambiare il favore che mi aveva fatto. Ma Valeria Marini accetterebbe mai l'invito da parte di uno sconosciuto? Lei, donna di spettacolo! In realtà poi, se fosse stato, avrebbe dovuto accompagnarmi al treno. Sì, poi ti doveva portare la valigia, piegare i panni, preparare la spesa. Oh, Avale! Durante il viaggio per Milano, Valeria pensa molto a quell'incontro. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Ma Valeria Marini, c'ha altri c***i per la testa? Altri c***i nel vero senso della parola, non dite puttane. Può essere un po' misteriosa, un po' distaccata. Aveva proprio fatto centro sul mio cuore. Ma distaccata che t'ha tutto il c***o tutto il tempo? T'ha dato pure il bigliettino da visita. È un malato! È un malato! He is so sick! Mi esce fuori questo biglietto da visita, così come per magia. Capì subito che era Valeria. Perché aveva sbagliato i congiuntivi. Quindi incominciamo a chattare per un po' di tempo. Allora, però siamo nel 2020, chi usa più il termine chattare? Una fredda domenica sera di dicembre, Valeria ed Edoardo vanno per la prima volta a cena insieme. A primo appuntamento. Con Surreal Power. Che salutiamo, un caloroso schiaffo. Facciamo la cena in questo ristorante, così, e poi insomma... Si sono baciati prima. Si sono baciati prima del primo. Il primo bacio prima del primo. Ma sai che sei un c***o di barzellettiere? Vai alla sai l'ultima e vai a fallire nella vita! Coglione! Da lì nasce proprio un amore passionale. Ma io non ci credo, io non ci credo! Gli amori non nascono. Gli amori, se nascono, si distruggono. Non siate mai felici di amare, perché l'amore è una rottura di c***o. Questa che era la disse? Questa la disse Schopenhauer sul letto di morte. Valeria è all'apice della sua popolarità, ma nonostante questo si getta a capofitto nella relazione con un uomo che con il suo mondo non c'entra nulla. Che lavoro fa? Il falegname. Nel senso che si fa le s***e. Salutiamo tutti gli amici segaioli. Lui l'avevo proprio incontrato perché il destino, gli angeli, gli angeli, Dio, Gesù Cristo, il clero e tutta la chiesa cristiano-cattolica. Ci vedevamo tantissimo, addirittura gli avevo dato anche le chiavi di casa, quindi lei veniva sempre a casa mia. Puliva un po' e poi andava puliva, via. Puliva, rubava e se ne andava. Togli ste immagini che mi sto eccitando, sono barzotto come un cavallo menomato. Ci trasferiamo al Moulin Rouge. Benvenuti in questa nuova serata al Moulin Rouge. Qui Aued e qui Dose. E ora vi mostreremo i nostri cazzi. Valeria decide di organizzare una cena a quattro per far conoscere Edoardo a una delle sue migliori amiche, Erika. È solo lì che sono iniziati i miei guai. Attrice di teatro che per mantenersi fa l'insegnante di Pilates. Attrice di Hollywood che per mantenersi fa la badante a un vecchio decrepito. E al suo ragazzo Diego. Sto Diego, ti spiego. Ce l'avamo conosciute durante la scuola di recitazione. Ah, Valeria Marini ha fatto una scuola di recitazione? Io ho dei dubbi e andrò a controllare nel mio abecedario. Vabbè, c'è Dario, controlla lui. Ha fatto solo piccole cose, tra cui una cosa anche con me. Il Titanic. Valeria per me era assolutamente un modello, una donna esemplare, perché è riuscita a fare, come dire, con la sua personalità molto forte, una carriera bellissima. Però sono troppo diversi dagli attori. Che cosa stai dicendo? Che questa fa schifo e l'altra è bella? Non mi permetterei mai di mercificare una donna. Lei per arrotondare, diciamo, il tutto, arrotondare, se no per guadagnare. Che cosa faceva? Pilates. È vero, Pilates? Sì. Sì. Sei distratto. No, secondo me dice un'altra cosa. Faceva comunque anche Pilates. Chiedi scusa tutta Italia. Mi rimangio il Pilates. Me ne lavo le mani come Ponzio Pilates. Non diciamo niente, bestemmiamo in silenzio e andiamo avanti. Esaurito l'argomento Pilates. Hai ripensato alla mia battuta quando hai detto... No, ho ripensato alle ceffoni che ti darei! Edoardo mi ha colpito tanto, forse ancora di più rispetto a quello che mi ero immaginata nella mia testa. Era un uomo molto, molto simpatico, divertente. Simpatico e divertente sono due sinonimi. Quindi perché non l'hai detto solo una volta? Scusate, ma Aued per queste cose ci tiene tantissimo la lingua italiana. Essendo ha fatto il dottorato in lingua. Ha fatto il dottorato.
Erika è completamente l'opposto di Valeria. È una tipa un po' chiusa, timida, scontrosa, antipatica. Antipatica, rabbiosa, iraconda, irascibile. Hiroshima e Nagasaki. Passano le settimane. Gomorra è diventato, che è? Le belle di Scampia stanno. Questo amore che un po' mi ha travolto, passionale, coincide sì nel momento in cui io sto comunque, ho un contratto in esclusiva, sto lavorando per... Mamma mia, i miei Valeria, puoi prendere? Madonna, oh, oh, guarda i diavoli come stanno rotolando, parla in fretta. Uno scherzi a parte, poi seguo, avevo altre, un lavoro dietro l'altro. A me questo un po' pesava, perché io comunque ero abituato ad essere sempre io al centro dell'attenzione. Edoardo, adesso non cagare fuori dal vaso, è sempre distribuito lì i bigliettini da visita da folletto lì che c'hai. Facevi l'elfo di Babbo Natale. Edoardo! Eri un umpalumpa, Edoardo, finiscila! Purtroppo ero io dall'altra parte, quindi ero io a doverla aspettare. Dai, vieni, che sono i piatti vuoti qui, vedi, no? Dai. Il mio è così, cioè comunque una vita è un tipo di lavoro che ti coinvolge anche nella vita personale. Dillo che fai l'influencer, quando uno ci mette così tanto è perché fa l'influencer. Valeria era a Milano per lavoro. Per lavoro! Per lavoro! Per lavoro! Per lavoro! A Milano per lavoro! A Milano sì. Per lavoro! Un peso vuoi Maron! Amedeo! E io avevo un male di schiena terribile. La chiamai e lei mi disse: ma perché non vai da Erika? Sai benissimo che fa Pilates, ti può sicuramente aiutare. Sei una cretina, non venire qui a lamentarti che ti ha fatto le corna perché hai inzuppato il biscottino stasera. A Pilates. A Pilates. Ti inzuppa il biscottino. Il biscottino. Quindi iniziamo a parlare, chiacchierare. Gliela strappata. C'ha il femore insanguinato. Salutiamo tutti i femori insanguinati. Siamo stati lì veramente parecchio. Si creò questa atmosfera. Voi che fate Pilates? È un esercizio questo? Non lo so, è scattato qualcosa. Il contatore, erano al buio tutti e due. Come è successo a noi quel lontano febbraio del 2002. Ero abituata a una donna forte come Valeria. Invece questa sua dolcezza, questo suo essere comunque sì timida, devo dire che mi piaceva. No, dai, non mi palpare. La coppia continua a vivere sempre a distanza. E un pomeriggio di primavera Edoardo si è arruolato nell'esercito dell'Azerbaigian. Era uscito da un cliente che si trovava proprio nella stessa zona in cui aveva la palestra Erika. In che senso era uscito da un cliente? È uscito dal culo di un cliente. Dall'orefizio anale di un cliente. Salutiamo tutti gli orefizi anali. E allora colsi l'occasione per passarla a trovare, perché comunque mi faceva piacere. Ma sì, passiamola a trovare. Una sveltina, andiamola a... Chiedo scusa, mi rimangio tutto quello che ho detto da inizio video. È un po' di cose. Mentre stavo lavorando mi ritrovo Edoardo in palestra. Nudo, con due bomboloni in mano al cioccolato. Mi disse che Diego non c'era, io chiaramente colsi l'occasione per... Buttaglielo! Per buttare! Però avvisami, mi hai fatto prendere... Possiamo farci una cenetta per ringraziarti del fatto che mi hai sistemato la schiena. Io non sapevo che dire, perché da una parte mi dicevo è il compagno di Valeria, dall'altra però... Ero il condotto uterino inondato di acqua. Edoardo passò sulle mie acque come Mosè, che le aprì, le divaricò e le distrusse. Se questa cosa è blasfema ci dissociamo, qualora non lo fosse ridiamo con voi. Tra una chiacchiera e l'altra mi sono messa anch'io a cucinare insieme a lui. Abbiamo ascoltato un po' di musica. È così che si ascolta la musica? Così. Che ne dici dopo di ascoltare un po' di musica assieme a me? Di base diciamo che tutti e due stavamo vivendo un periodo un po' delicato. Ah, ecco perché a fianco al nome di Erika sulla sinistra c'è quel simbolo lì della chiave. Perché? Perché alla fine se la chiave... Io cercai di sdrammatizzare, ridendo, scherzando, gliela buttavo lì, ma vedrai che prima o poi... Glielo buttavo lì! Glielo buttavo lì ogni tanto. Glielo facevo... Maledetta quella volta che ho detto sì alla nostra amicizia! E chiaramente nello scherzare fra un bicchiere di vino e l'altro, chiaramente la serata è proseguita. Erano ubriachi marci, diciamo le marci, hanno deciso di copulare come ricci paraplegici. In una certa intimità. Lui mi ha preso, mi ha baciato. Allora, questa è blasfema, ma io consapevolmente la lascio! E da lì è successo, siamo finiti a letto insieme. Ma hanno dormito e basta? Hanno solo dormito.
Questa è la famosa danza del mentre. Mi sto eccitando. In quella notte, Edoardo ed Erika si abbandonano inesorabilmente al... il dio destino. Al dio denaro! Mi viene in mente di, così dico, vabbè dai, organizziamo una cena tra amici con Erika, Diego. Mi sentivo strana perché sentivo lui che mi guardava, che mi lanciava delle frecciatine, degli sguardi. E diciamo che c'era del mero imbarazzo o del mero imbacazzo. Ma che parola è imbacazzo? Erika si va a lavare le mani. Edoardo si va a fare un bidet. Appena entrato lì nell'atrio del bagno, la baciai subito. No, vabbè però. No, non mi piacciono queste storie. Ma stai zitto, che ne hai fatte a bizzeffe! Una cosa Erika ed Edoardo non possono sapere, che a quella cena è invitato anche Bartolo, il miglior amico di Valeria. Che cazzo è Bartolo? È uno di sette nani! Bartolo, ma va f*** in culo. Bartolo è sempre stato il mio consigliere. Capisce se una persona è sincera con me. Ma che cazzo t'ha vestito Bartolo? È un giullare. Arriva un pochino tardi. Anche lui va a lavarsi le mani. Oh, tutti a lavarsi le mani. Sapevo che Bartolo aveva le mani sporche. Oh porca Bartolo! Vidi che ci guardava un po' stranamente. Però io ero sicuro che comunque lui non ci aveva visto baciarci, perché era entrato subito dopo che noi ci eravamo staccati. Ma lui lo conosce o no, questo Bartolo? Sì, ha letto la fiaba. È mancato solo un attimo a Bartolo per sorprendere i due amanti. Io non ce la faccio, chiamatelo con un altro nome. Io non ce la faccio ad andare avanti. Chiamatelo Steven, se no finisce qua il video. Steven è ancora peggio. Ma quelle due facce così imbarazzate hanno lasciato in lui dei veri e propri sospetti. Io mi auguro che nella vita reale Bartolo abbia questa faccia, ma me lo auguro per lui. Durante quella notte Valeria pensa molto all'atteggiamento avuto da Bartolo. Basta ragazzi, basta. Il prossimo Bartolo beve uno sciottino di assenza. Il giorno dopo la cena lo chiamo, dico: beh Bartolo, che impressione ti ha fatto lui? Carino, simpatico. Se non fosse per quel piccolo episodio che si stava scopando tipo in bagno, però sì, no, io l'ho visto molto preso di te, un bellissimo tipo. Però c'è qualcosa che non mi torna. Dico, ma perché? No, è la mia sensazione. Se Bartolo non si è fatto i suoi, Bartolo ovviamente non si è fatto i con un nome così può solo mettere zizzania. In minima occasione dove non c'era Valeria perché era via per lavoro o non c'era Diego, noi ci incontravamo sempre o a casa sua o a casa mia. Lo dice pure soddisfatto, capito com'è? Cioè, sputtando quella possibilità, io non andavo a chiamare in giro. È ovvio che c'era una parte di me che si sentiva in colpa, perché con Valeria avevamo un rapporto bellissimo, eravamo molto molto amiche. Non è vero, Simo. Se siete amiche, fate anche pigiama party insieme. E quindi? Non lo so. Amava per esempio andare di là in camera e tornava tutta truccata, e questa cosa a me eccitava parecchio. Ma per favore, lei è un... ma una certa età, pure lei è più della che de qua. È eccitato come un baccalà. C'era una trousse bellissima di Valeria con dei trucchi strepitosi. Ah, sta provando i trucchi di Valeria Marina. Sta usando, non provando. E poi a un certo punto ho visto che c'era un rossetto di un colore che non avevo mai visto. Molto molto bello. L'ho messo e, visto che mi stava molto bene, l'ho preso. Se ci pensi, in queste situazioni la causa scatenante è proprio una perché doveva prendersi quel rossetto? Ma perché la lussuria? Qual è il simbolo della lussuria? Questo. I due amanti continuano la loro relazione. Sì, ma che c'avete? Ma mettetevi in tappo là sotto. Senza fare i conti però con l'imprevedibile Valeria. Lo sentivo un po' strano, no? E grazie a c***o stava sempre a censurerò tutta questa frase, ma si capirà benissimo. Quel giorno Valeria era a Milano, quindi io andai a casa di Erika per passare la nostra serata. Sì, dico, ma io non posso vedere queste immagini. Io sono single e ho il testosterone a 1000. Gli dicono un impegno e decido di fargli una sorpresa, ritornare. Arrivo a casa, amore, ma non c'era nessuno. Va bene, niente, chiamo Erika per sentire se cosa facesse. E a un certo punto l'armadio inizia a squillare.
Valeria, non ricevendo risposta, decide di andare direttamente a casa dell'amica, ma prima di uscire si accorge di qualcosa. Vado un attimo in bagno e trovo la mia trussa aperta e non c'era il rossetto. E secondo te una donna, tra tutti i trucchi, tu che sei una donna, tra tutti i trucchi che hai, ti accorgeresti proprio di non avere quel rossetto? Chiediamo ad una donna, voi se vi manca un rossetto lo notate? Cioè, fatelo sapere, cioè, più che altro Valeria Marini ci avrà 130 rossetti, non ne avrà ovvio, due. Non se ne accorgerebbe mai. Sentiamo la porta suonare, il campanello. Ed è Bartolo. Basta, Bartolo. Ragazzi, lascio le mie chiavi, ma che perde. C'era lei che stava davanti alla porta. Sì, ma poteva almeno prima guardare lo spioncino, scusami. Non ci spia. Chi fa la spia non è figlio di mia zia. Salutiamo mia zia, guarda. Non lo dico, sono tagli. E io faccio per entrare, fa non entrare perché c'è uno che mi piace da morire, con cui c'era anche un po' di sabbia. Tra l'altro anche il tuo fidanzato, perché c'è un casino, quindi meglio che non entri. Meglio che tu non scopra nulla, quindi stai un idiota, sei più ingenuo al mondo. Tra amiche ci si dice tutto, incontri uno che ti piace, sei fidanzata, prima persona a cui lo dice è il prete. Come il prete? Io lo dico sempre il prete. Tu vai a confessarti da Don Raffaele, ci sentiamo domenica. E lei subito, ah no, scusami, non ti preoccupare, se n'è andata. Però prima di andare posso riprendere un attimo il mio fidanzato? Aspettai un quarto d'ora. Io non avrei aspettato così poco tempo. Io me ne sarei andato via subito, per evitare. No, più tempo avrei aspettato. Dopo un quarto d'ora ancora nei paraggi. Giro tutto quello che ho detto, chiedo scusa a tutto il popolo italiano e... No. A quel punto lì chiamai Valeria facendo finta di nulla. Dico scusa, ma io sono tornato a casa e poi dopo... Ah no, ho avuto un impegno improvviso. Ero a casa della mia... devo staccare, ciao. Salutami Bartolo. Io vado a casa di Erika, lui richiama subito, non lo so, c'era qualcosa che non tornava. Lui a casa. Devo invocare la clericalità italiana, cattolica, o è meglio che meno sterilizzati? La mattina dopo io poi vado a vedere Erika, intanto volevo spiegazioni di questa sua passione, non gli ho detto ma come mai non mi hai detto niente, ho detto no sai uno che ho incontrato da poco, mi piace da morire. Sembra così, parlava, no, E a un certo punto lei dice, ah no, sai però adesso scusa, mi devo andare. Le ho detto che avevo un provino e che avevo bisogno di truccarmi. Tutto Erika, ma questo rossetto dove l'hai preso? Non ci credo. Vabbè, era plausibile. Non ci credo. Diciamo che era plausibile. Ho detto non ci credo. Era il rossetto, quello che le avevo preso, quello che avevo preso dal suo bagno. Ragazzi, se dovete tradire, non tradite con il rossetto. Che ci consiglio è? Ho fatto finta di niente, le ho detto oh, sì, ti piace, guarda, l'ho comprato su internet. Ma nel 2007 nemmeno esisteva internet. Dove cazzo? Comprato. E da lì uno più uno ha fatto tre. Due, anzi ha fatto tre. Bravo, bravo, bravo. Leggimi il futuro. Prendimi qua. Prendi i fondi di caffè. Perché? Perché il mio rossetto, il rossetto che mi fa Pablo, non lo vendono su internet, è unico. Chi c***o è Pablo? Pablo è un Bartolo di. Ero quasi sicura che lei si fosse infilata nel letto di Edo. E non solo. Dove può essersi infilata? Scopriamolo assieme. Volevo avere ancora di più. Che cosa ti doveva dire? Che si è s***ato il tuo ragazzo? Doveva dirti questo? Che si è s***ato il tuo tipo? Il giorno dopo, Valeria organizza una cena con Erika e Diego. Oh, ma sempre... Ma mangiare la sera a casa, oh! È sempre in quattro, ma poi! Un piatto di pasta, lo sapete fare, sempre in quattro. Il dubbio è diventato certezza. E la certezza è tornata un dubbio. Diego era distratto, Valeria si era alzata probabilmente per andare in bagno e quindi io gli feci il piedino. Lei era vestita di bianco, lui aveva appena preso una merda. Facendo piedino gli ha lasciato l'impronta. Quando sono tornato dallo specchio ho visto che lui gli faceva piedino. Che c***o è il radar? Madonna, oh, il radar cerca sfere. Sì, neanche... Guarda, neanche... fammi uno zoom solo sugli occhi. Tutte queste cose mi hanno fatto capire che ha preso corpo un tradimento di una storia di alta infedeltà. Ha detto il nome del programma, ha detto il nome del programma. E continuata la cena normale dove ci si rideva, si scherzava. Abbiamo mangiato tanto pesce, lei ne ha mangiato un po' di più. Bartolo aveva voglia di pesce, si è accorto di qualcosa di strano. Ma di che stiamo parlando?
Mentre ridevo dentro di me, io ho cominciato ad architettare la vendetta. Quale sarà la vendetta della Valeriona nazionale? Che butta tutti i rossetti. In modo vero, non li può più rubare. Ma che vendetta! È vendetta da donne. Valeria mette in atto la sua vendetta. Dà appuntamento ai due amanti nel solito ristorante. D'accordo con Diego, organizziamo questa cena. Chiamo Erika e dico vediamoci al ristorante. E Diego sapeva benissimo che lui non sarebbe venuto lì. Ok, quindi hanno chiamato quei due, tranne il fidanzato, si è sempre 8:43 in Zucuda, fa una botta e una botta fino a fine mamma della bocchina. Adesso si scoprirà il misfatto. Lì per lì pensai magari che volesse dirci qualcosa. Magari ha avuto qualche bella novità di lavoro e ce ne vuole parlare. D'accordo col ristorante, che era comunque il proprietario, era un mio amico. Manda a Camille e dice: guarda, la cena no, ma questo è offerto alla signora Valeria Marini. E arriva col vassoio ed era il mio rossetto. Comunque poteva architettare una vendetta fatta meglio, sì. Cioè finisce lì e basta. Dai, lei riempio di schiaffi, sei innamorato di sto tipo. Sempre con la violenza tu comunque. Con la violenza non si serve niente, non è gli avvocati. Da lì per fargli capire che ha nessuno effetto. Valeria! In quel momento la prima reazione fu di correre subito verso casa di Valeria entrambi. Per quale motivo? Cosa dovrebbero fare? Anziché aprire la porta a Valeria, che ci siamo trovati? Bartolo, sei quel figlio di buona donna di Bartolo. Ah, se è Bartolo finisce qui il video. Diego. E il video continua. Il video continua. Proprio in quell'istante arrivò Valeria, con un sorriso ci disse: stiamo andando via, stiamo andando in vacanza. Ah, wait, fermami perché sto per devastare questa c***o di cacina. Cosa significa che stanno andando in vacanza? Ma che c***o di vendetta è? Ma non è una vendemmia! Che tutto si può fare, ma si deve fare con arte e stile. E certo loro non hanno avuto stile. Tradite con stile, mi raccomando, questo è il consiglio di Awed e Dose. Andiamo allora a divertirci, e baci stellari. Fammi capire una cosa. Intanto voglio darti un bacio stellare. Non piazzate a toccarmi prima di tutto. Erika, dopo essere stata lasciata da Diego, ha pensato che poteva viversi la sua storia con Edoardo. Ma invece... Ma l'avvocato non si è più fatto vivo con lei. Cioè, questo ha avuto pure il coraggio di sparire. Ha abbandonato i sogni di diventare famosa. Mi dispiace che hai abbandonato questo sogno. Questo sogno! Edoardo ha passato l'anno successivo a cercare di essere perdonato da Valeria. Un anno? Tu staresti un anno dietro ad una persona? Ci starei così tanto tempo se quella persona è la persona più importante della mia vita. In quell'anno ha visto i clienti diminuire e passare tutti a un altro studio, quello del fidato amico di Valeria, Bartolo. Ma vai a fare... Valeria, dopo la fine della storia con Edoardo, ha deciso di dedicarsi totalmente al lavoro. Quindi non è cambiato un cazzo. Ogni volta che incontra un uomo che le piace, convoca immediatamente Bartolo per un primo e decisivo commento. Ah, oui, calmati. Guarda, Valeria, conosciamoci solo perché ho il piacere di riempire di insulti Bartolo. Ragazzi, il video si conclude qui e vi chiediamo scusa se abbiamo mercificato. Chiediamo scusa a tutti Bartolo e le Bartole in ascolto. E siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete a Bartolo seguito da un insulto. Bartolo con un insulto non troppo volgare magari. E niente, vi ringrazio, seguiteci su Instagram e ci dirigiamo. Finisci tu perché mi sono rotto il c***o di fare video. Ah ragazzi, cioè, se siete in prossimità di bagni, fate attenzione a Bartolo, perché quello è piccolo, non si vede. Entra e vi rompe il c***o.